Ciao a tutti, questo è il mio Licoli. Ora ne userò mezzo cucchiaio per preparare la pastella per questi fiori di zucca. Come vedete non sono molti, mi sembrano 8 fiori, quindi farò una dose con un bicchiere di acqua minerale. Sciolgo per benino il Licoli. Piano piano ci verso tutta l'acqua. Poi ho preparato la farina zero, una semplice farina zero. Non ho messo le dosi perché mi regolo mano a mano che la metto, mi regolo per la consistenza della pastella. Quindi verso un cucchiaio per volta fino ad arrivare alla consistenza giusta. Al mio paese, io sto ai Castelli Romani, a Lanuvio, questo è il periodo giusto per i fiori di zucca e ce ne sono tantissimi e quindi li cuciniamo in tutti i modi, fritti con le alici, la mozzarella, ci facciamo la pizza, la pasta. Io adesso li farò semplici soltanto con la pastella. Ho aggiunto i Licoli per renderli più croccanti. Bene, sto aggiungendo ancora farina e sto usando la frusta morbida per non formare grumi. Ci siamo quasi, vedete, ancora un po' liquida. Vediamo un attimino la consistenza. No, ci metto ancora un pochino di farina, non molta. Ecco qua. Io direi che adesso va bene. Ok, faccio riposare un pochino la pastella, 10 minuti, poi ci aggiungo un pizzico di pepe e un pizzico di sale, non molto perché poi il sale va messo a fine cottura direttamente sui fiori. Ecco qua. Bene. Ora preparo la padella con l'olio di semi, io uso semi di girasole, metto abbondante olio e lo vado a mettere sul fornello. Nel frattempo mi comincio a bagnare qualche fiore nella pastella, vedete, ci scivola sopra, ecco perché non deve essere tanto densa, perché così vengono più leggeri. Quando l'olio è pronto, inizio a friggere. Ce ne metto 4, anche 5 in questa padella e li faccio dorare. Li giro da tutte e due le parti fino a doratura. Poi li metterò a scolare sulla carta che ho preparato, la carta del pane, così la riutilizzo. E li faccio asciugare dall'olio. E questi sono i primi. Ora vediamo come sono dentro. Belli croccanti e dentro, vedete, rimangono vuoti proprio perché abbiamo messo poca pastella. Beh, io intanto che li friggo li mangio, scusatemi. Quindi ne assaggio subito qualcuno, caldo caldo. Bene, amici, vi ringrazio della visione e buon appetito. Ciao a tutti.